un fonema deve corrispondere un grafema, a un grafema deve corrispondere un fonema. Come ti estini, non estini manco in italiano, no? Non esti mai di aici, in nessuna lingua. Un fonema sono, non direi. Un fonema esti una rappresentazione mentale. Che lui pigansa, arregistrasa, questa sillaba. Tu, tu, cu. No avetta. Sì. Endi scancella sa sau. Intendisi. Tre sonus che assimilano tutte e tre sa sappi. Poeta. Po pronunciai sa u, depisi, arrotondai i murus, e giai giai adusserrai. E questo è sa posizione de sa p. Sa pronuncia de un usono influenza la sa pronuncia de su sono di sta canta. Sempre. Difoni, come ti succederà il buon Francesco? Difoni per text to speech. Bifoni. Poi vai text to speech, spiega si tu, non vai di dentro. Dunque, su fonema, eppure chi deo nao, pu, tu, cu, vosato si intendesi su sono, p, t, c, poeta. Poeta ca, su giorbeddu di viltra se effettu de sa u, del bogar. Ecco, un viltru, chi ti vari intendi su sono, chi in questo contesto, e a stare più intendi. Dunque, su fonema non è questo che intendi, questo è sallofono, non è questo che intendi, ma è questo che voli si intendi. Infatti, cioè, un certo sono, cioè, antifatto una circa manna psicolinguistica, deve essere che su che comprendeva su di Arezzo in una conversazione normale, manco su 30%. Tutto sattro è una ricostruzione che pare un osso. Poeta, che devo vivo su Buedu, no, piga, no? E mancai di pronuncio tiga. Però, portami sta tiga, cade pu vai questa cosa. Tu intendi, sì, no, avete, no, su villone. A pubi una diga bollendi, no? Tu, questa tiga, manco di intendi pruso, sì, secondo come ti. Intendi si piga, vuoi in questo contesto tu da vettas che se puoi dire dei villoni se su vuoi duviga. Dunque sa, su fonema esti un'astrazione manna, su fonema esti una specie di imbudu mentali, no? Che dinci volta rotto una serie di sonus che punti diverso me da uno del sattro, però in suo contesto giusto ti porta a interpretare questo solo in questa maniera. Dunque su denai che ci depiresse una corrispondenza uno a uno tra fonema e grafema non bollirai meglio. Poi te non tenni conto
de su fatto che sui prolusisi e sui intellisi non funti isfonemas ma funti allofonos. E questa cosa politenni finzas una differenza manamera come testi in sardo. Allora, definiamo i fonemi, però se la definizione sapremo non è corretta del tutto. Fonemi sono quei segmenti le cui caratteristiche non derivano dal contesto. Dunque, se su chi li avetta se le intendi, hanno sempre una funzione distintiva. Dunque, se uno fonema tenne questa funzione sua, in cus vuedu, poeta, cus fonema li distingui. Sul significato di questo vuedu, del significato di un altro vuedu, chiedendo uno volema diverso, questa posizione. Dunque, è tutta una funzione psicologica. Non è stessa caratteristica fisica di volta. Allofoni sono quei segmenti le cui caratteristiche derivano dal contesto. In genere non hanno una funzione distintiva. E osavirica in sardo, questa è l'inizione, questa cosa e mal a piazzai devo sapere di frappare. Dunque suddivisione principale dei segmenti fonologici, fonemi versus allofoni. Fonema F tornando su di su now poriressi su allofono B su contesto Y, allofono A nel contesto X, allofono C nel contesto Z. Trappago e usaviri che in susato de sesto ci vunti 10 maniera diversa de pronunciare sa esse binari. Sa esse a sabine su due ci vunti susato de 10 maniera diversa. Dunque ci vunti 10 allofono posso proprio come. E ci manca questa situazione. Sa. Funzioni linguistiche dei segmenti. E noi cosa si complica? Poi chi due denni c'è una teoria. Dei, ma noi, no, come ti devo definire? Se no, in fonologia puoi dare dei segmenti. Poi non puoi esinare che punti sono, se vuoi tagliare subito, se vuole, ma non è uno zono. E usare a questo nome, i segmenti fonologici. Chi è questa cosa? Chi è a metà tra una cosa completamente astratta e su zono concreto? Una teoria della fonologia le spiegare. La funzione distintiva dei segmenti. Dunque, commenti un segmento ti aiuta in un certo contesto a distinguere questo significato su de viga, online, del suo significato de biga. Biga di scese tabolinai. Sa biga è trave, in su villoni, biga, trave, biga. Dunque, devi spiegare questo. Depedi spiegai commenti mai questo sonus non funzi sempre proprio, cambia in certo contesto spiegai la differenza che incesti tra piga e saviga commenti mai cambia questo sonus depedi spiegai questo vuoto e depedi spiegai commenti mai il sonus di una lingua formata gruppo si organizza tra uno con l'altro, forma da gruppo su, che regola il suo ritmo. Si vuole circa il sonos di una lingua e si vuole sempre imparare in gruppo di due. Un gruppo, un sonos forma da una sillaba, due sillabe forma da un uei, si narra, due spesi forma da una parola fonologica, due parola fonologica forma da una frase, e tutto circa di organizzare finza da onde possibile in gruppo su binario. È una teoria della fonologia che spiega tutto questa cosa. Torraso su modello, ma da guardare su più simpli. Su fonema est un segmento che stiene discetti a sa funzione distintiva dei usi. Ma su fatto che un certo fonema ti distingue il suo significato. Dei subilloni, adesso significa sabiga.
però non no, has ancora acabato, così è uno, è tu uno scetti. Dunque, chi lui pensa, accanto punti differenti di significato, se questo due fuetti, ti validi, che sono P e B, che punti diversi su me, la verità, cosa associa al significato, i punti. Però, noi di Aici, questa è l'unica differenza che c'è, e non sappi, vivono tre corda vocale, se non sappi, no. Questo si dà risparmio. In questa fonologia tradizionale, questa fatta da questa scuola di Braga e poi in America, questa scuola funzionalista, hanno cominciato a fare una descrizione dei sonos di una lingua, indicando chi punti presenti e assenti, sì. Ci punti o che non ci punti in un certo zono, no? Dunque, chi c'è uno meno, bollinaga non cesti, in c'è uno bruso, bollinaga non cesti. E ahi ci vuole si fa una descrizione del inventario o inventario, questo di naso, il repertorio fonologico di una lingua. Ponai, sappi, non è vocalica, è consonantica o consonantale, come si dice, non è sonora, non è nasale, non è continua. Dunque, l'unica cosa che contraddistingue una P è sul fatto che esti sa consonanti plus consonanti che incesti. Esti, come ti osavi, sa differenza manna di incesti fra una vocale e una consonante. Sa consonanti esti produzione di energia sonora. Banda. E sa consonanti sa vocale e sa consonanti esti a bloccare questa energia. Dio ha tutto e infatti che grazie a su spettrogramma di questa produzione di una consonante a un certo punto bisi, questa pronuncia di un V dove c'è una P bonai, sa sparesi tutto e poi c'è sti gusta. Prima sparesi tutto e poi c'è sti gusta. Esplosione, questo scoppio de zone. Capi, no? Ca, visi, vibrendi, vossa A, poi sparessili e c'è questo scoppio, VT, vossa P, e poi sigli a vibrare, vossa A. Ok. Perché in tutte le lingue i segmenti tendono a raggrupparsi in sillabe, in gruppi accentuali? Salesi, del dottorato, cosa mia, fia a pizzo di gusto. Questa eccezione, guarda a caso, adesso inglese e olandese. Visi in tutto lingua da nessun mondo che il sillabo da circa delle sempre questa forma una consonante e una vocale sa consonanti possibilmente una plosiva sonorantisi liquide nasali non si sbagli di meno poi tre punti burro e visi posso usare di uscire chi viga un prestito desse italiano con una plosiva Savini ci ha podato subito una coppia di vocali di bene fiata no box questo formato mio per esempio bocus ex xz no poi arrivai a questa sillaba e chi viga una sonoranti a Savini su voi due sonoranti sparessili. Cioè, finalmente quando ho provato questa cosa ho compreso questa sorrimia nella sepe vado a lupi su gamiu e su sponsu poi ci via su nevori di su Ramazugara Manue però Manuelicu o Manueletto però quando Manue sazonoranti sparesse io saviri che sparesse di voi itaga non esti una consonante vera, non mi porta a tenni questa opposizione ritmica a eccigrara questo contrasto a eccimano. O poi gruppo accentuale, piede, ideale, esti le due sillabe, se non saremo sillaba accentata. Faremo impressi, questa è.
Eia, questa serbi la comprendi, organizzazioni mentali dei sonus, poi comprendi come mai si forma questo ritmo e commenti si vuole impari su uno con l'altro. Devo se partire di questa teoria e dopo modificarla, questa uno non basta, no? E noi una vocale bene rappresentata scelti con una V, bollinari. Massima energia periodica, che lui bisi sul spettrogramma di una vocale, bisi proprio che tenisi un bello arrogo umano di vibrazione, se no tu bisi. E chi va, se una consonante bisi che questa cosa sparessi, e poi c'è questo scoppiettetto viticco, e è tutto. Che lui ponai fasi su spettrogramma di sono sicuramente pa, bisi. E nuda uno scopitello vuol sa, poi nuda uno scopitello vuol sa, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, c'è proprio un'opposizione, un contrasto umano tra la produzione di una plosiva e surda e la produzione di una vocale. Dunque, i consonantisi sonorantisi, dunque liquida sa, e nasalisi, in questa teoria bene ti rappresentava come una cosa ibrida, una vocale consonantica, una mistura. Ok? Devo dire questo, se ho partito e poi arrivai a una teoria che ti spiega, l'altro stress cosa che ti deve spiegare una teoria della fonologia. Concetti in base alla fonologia della dipendenza, i gesti sostituiscono i tratti distintivi. Un componente V, un componente che si può definire come relativamente periodico, C, un componente di riduzione dell'energia periodica. Dunque, se chi gasta nel suo spettrogramma, sa vocali, B, si cosa meda, e sa consonanti, sparessi in questa cosa. Che vuol dire? Provai. A. Claro? Questa è la teoria mia, torna a usare bomba. Mi è preso a spiegare questa funzione distintiva, no? Commenti mai un segmento fonologico poi essi un fonema, dunque mi serve a distinguere se vuoi due pani e se vuoi due cani, no? Mi deve spiegare commenti mai se vuoi due cani, questa Q cambia la quando ci vuole questo articolo su cani. Devo spiegare questo vuru e devo spiegare come mai sa sillaba K è perfetta, non c'è una regola che mi cambia una sillaba di Aici in cali con un'altra cosa, mentre sì, chi deve rengo una sillaba con plus consonanti sono due vocali su una sa succede cosa e tutto rendi arrivai a questa sillaba consonanti vocali. Devo spiegare questa tre cose, con questo modello lo posso spiegare. Questa se cibolo in tinai, che rotto sa struttura del suo sonu, esti una consonante. Tutte le informazioni che tengo, devo è non vibra tra scorda vocalis, s'aria non passa, e sa manera deserrai sa bucca è totale, cusa tipica di una consonante. L'unica cosa chi deo devo specificare a undi da zero sa bucca. Custa mi onara una p t k custo zone custa struttura chi deo cambia una cosa tedda in noi ci vongo una v aumenti in una vocali la bollinaga la sua sa un uvaghe di aria serro sa bucca ma non tutto. E dunque se mi cessi un'applicativa eccetera chi vongo noi una V tengo una plosiva sonora B, D, eccetera eccetera e chi vongo noi due caratteristiche chi punti schiagato in vocali naturalmente però esterna alla sua struttura magato in un'applicativa sonora Z, Z,
eccetera, eccetera. In questa maniera posso rappresentare, l'altro sono diversi, so? I noi sul luogo di articolazione, i noi caratteristici, dunque, sa funzioni del suvonema è tutto rappresentata, è da seguo in curso, e con i sonorantisi arrivo a fare sabro più cosa. Chi vengo tre bordas a tre livelli. V, questa è una vocale ivrena. Chi s'ultima su nu a un depo specificai chi cesti un'occlusione o no, chi è presente, bollinai che gusta esti una liquida, bollinai ca esti una vocale, però deo vazzo un'ostruzione in sa bucca, chi non mi lascia passare stare a maniera rotto libera. Quando di ogo gusto c'è una vocale che quando serro sa bucca e vazzo bessi sai su naso il corda vocale vibranta spontaneamente questo nu in noi in pizzo su minara cuddu e però tengo possatro tutto caratteristica di una consonante entrando essere una vocale questa maniera posso. Ci leggo, scelti un problema, che però non è un problema. Sa liquida, non posso distinguere sa L e sa R. Dopo intervenni con una cosa arbitraria. A parte su vatto, non c'è una teoria che riesce che a rinescere a spiegare la differenza tra R e L, chi non sia la sa L laterale, e come ti dirai L, no? Se sì, non sei si bruso spiegando nulla, se scelti donendo un'etichetta. Però chi balla a Castiai, per sei a Susardo, donna L che non esti, il sicumenzo della sillaba in sardo è basso, si furia la R. Tratto. Da, sul latino. Carivia, plate, mis o plate. Non lo vengo. Preno, plenus. Ja? Preno. I altus, artu. Dunque, in sardo de gave susu, il logudo resu proprio, ogni R si pure la L in una posizione che non esti, questa scumenza questa sillaba. Dunque, c'è questa intercambiabilità fra i due suoni, s'ambiguità di nessun modello e s'ambiguità di nessun suono. Dunque, esti, è un lato un difetto del suo modello, però esti un regio puro, vuoi che esti sul riflesso del suo disuccello. O, in Augusto, in voi posso spiegare tutta questa figura complicata, questa freccia, eccetera, eccetera. La cosa che conta è questa. In questa maniera, Deo Bozzo, Castiai, sa proprio cosa, sul segmento fonologico, in due maniere diverse, come ti castiamo di due parti diverse. Naraoso. Su che bisi di questa parte, non è su che bisi di questa parte. Però è sempre sa proprio cosa. No? Del suo punto di vista, sul ritmo, della prosodia, della organizzazione, del russo, di uno segmento, bio, sul segmento che è un'unità ritmica. Casti e indiddo, de savarti, de sul significato, bio non voleva. Questa maniera devo posso spiegare tutti i differenti. Cosa differente chi succede con i fonemi, con i segmenti. Chi due tennisi ha una parte sul ritmo, chi bolli pone in pari i sono in una maniera regolare, prevedibile, sempre sa proprio, se non cadono c'è il ritmo. E la stessa parte, bollisi una funzione che ti servi di vuol distinguere significato su diverso, arriva su un conflitto. Chi basato su ci pensai, come ti comincia a te spippioso, a fuori dai, e t'avanti. La prima cosa è avanti spippioso. Fuori dai, no. Sì, l'allazione, comincia a produrre sillaba
che consiste di una consonante, si chiede una vocale, possibilmente vocale bassa, possibilmente la consonante una labiale, che è custo. Ovvero sarà. Quale significato comunica tra questi sonsi? Non riuscivo su sui bonti vai spipius, forse sì, futti cerchenti di vuoi dare, e secondo isso se mancai futti vuoi denti vuoi, però significato non da ribara. Non da ribara, la volta che è tutto su roppio. Però custo ermitti la subi più, desallenai a produsi e schemas regolari. Il primo fu Edro, conoscevo, secondo subi più, cominciava a produsi sonos rivonoso punti fonemasa. Chi si permette ti distingui un altro fu Edro. Però dubisi attivato uno studio dei commenti di Spipio su impara da a Fuedai a 3 anni su incumenzanta a produsi i schema ritmico su che assimbillanta mera a gusto della lingua dei mandos sera di 3 anni su arrivava a questo punto bisi che arrivanta a questa che si dinanta lexical explosion e esplosioni lessicali su numero dei fuegos che produce uno di più vesi da 3 volte dunque accesti una relata clara tra sa abilità di produrre schema ritmico regolari e sa abilità di sa ricordare dei fuegos dunque questa funzione ritmica servili a tenne una specie di una forma a onde ci fai capi i fonemas e con il significato distinto però c'è questa cosa regolare che permette la subi più di imparare in mera proprio questo uno spettacolo uno cambiamento drammatico dunque se questa due cosa serve di rotte due poeta se questa lingua serve la comunicare certo è depiressi distintiva, dunque idiosincratica, dunque forma diversa, per ogni significato diverso, questo è uno. Però che questa lingua non vi più non impara, e in maniera facile uno, comunicazione non si dà solo uso, poi te la vanno a imparare. Tu, vosaltro, pensate, chi dice passato di word perfect? Chi ne è? Vosaltro è troppo giovane, non so. Fiano un casino niente, ti devi stare a ricordare un montone di numeri. Cioè una lingua di AI ci sparessi lì, poi tu non vi più non ti da imparare. Una lingua troppo complicata, uno vi più non ti da imparare, le sai sparessi. Futti spippio su chi dona la regolarità a sa lingua, e chi da quanta ta simpli. Poi ta se non impara non vi più, e perchio. Non la riparavo, non esisti più. Comprendi? Poi ci vengono a spicciocchiare su quando non ti fai sto cosa da orrai a fare complicata, no? Però sa base del apprendimento del suo linguaggio e questa critica può guardare questa lingua simple. Poi cosa punti due? Se ottenere la ragione di Chomsky che rende su Language Acquisition Device in Conca oppure sa lingua è fatta può essere imparata o se non sa poi a barra su scandalo un UVP o senza deve essere dentro un'istruzione particolare a 3 anni su pruso manco mannigia sa lingua come un umano senza istruzione scetti buon indiddu a intendi sa lingua e a te l'interazione linguistica voi sono sato dunque se ci depiressi in sa lingua una cosa che sia intrinsecamente apprendibile e questo è il suo ritmo e il suo ritmo è sintonia loro, non è scetti in sa lingua, non è scelto in sa versione, ma intendi a relogio chimico, prigosin di Buendala, ma intendi da se. Ci sono reazioni chimiche che ad arrivare al punto critico si vuole tutta una parte o tutta una satra a una regolarità precisa. Infatti, non si tratta a relogio chimico. Sul ritmo è sintonia loro, no? Dunque, non c'è nulla di speciale in suo vatto, è un oso puro, imperato sul ritmo.
e di peraus un montone cosa è puro correndo salendo più facile da imparare. Ok, no, questo da pugiare now. Dunque, una sillaba che consiste di una plosiva, possibilmente esulta, ed è una vocale. Essa sillaba ideale, è bisi, un montone di lingua, già in otto lingua da nessun mondo, fuori del sudimonio inglese e olandese, che vuole un montone di consonanti da sapere su vuoto. Tutto esatto, bisi che c'è questo complotto, questa congiura che ti porta a formare sillaba con questa forma. Questo esempio su due appoggi in house. E questo è poi spiegare i vocali se hai intro di questa teoria. Come intendi? Sì. Questa teoria BE usa i vocali si volete rappresentare i commenti, la combinazione di tre vocali di base astratta, A, I e U. A vosato sarà pari strano, però ci punti in lingua a undi come te su Gecua, a undi ci punti scelti questa stress. A questo bollinai che voi sai è pronunciata come te, però non come te fonema a livello astratto esiste di questo stress scelti. Sì, è vero, sì. Non tutti i dialetti, però questo grafico così. Oh, partendo da questo modello, i vocali intermedia, dunque, e, o, e, o, se volete rappresentare come una mistura di questa vocali de base, vocali elementari. Dunque, una E, esti, nuda, nient'altro che una A modificata di una I. Una E è una I modificata di una A, una O una A modificata di una U e una O una U modificata di una A. Chi gusto? Conto d'orra, volevo spiegare un montone di cose a intro di Susardo. Tutto il sistema vocalico di Susardo e plus che a tutto Susardo di Gave Giosso si vuole spiegare i commenti sa verdita o de sa A o de sa I o de sa U di questo modello. Dunque a livello astratto poi in sa pratica poi è scelta in questione di azione che avete detto sa lingua del russo del manco è problema da non dare, però a livello astratto è una O. E questo è la mistura del maestro ammesso, sì. È la mistura tra tennis una A e una I. Come ti ha fatto su francese U? Non si può pronunciare separato, ma che da mistura da avessi mesto. E poi mesto o mesto. Tornare a pronunciare? Mesto, giusto, vuoi fare questa metafonia con saudisini. Dunque questa si pure la E. Però si deve alzare e vuoi cessare un visibile, complicato meno. E poi è stato lui che mi deve tornare a spiegare. Ok, che cosa succede? Aspetta, va qua, lasciami. Sì. Se lo castiendo di sola, voi da una parte. Una parte del bosato su Navarra, là no. E bolla ribai a Sauna. E a suo manco Savarti. Non mi ricordo sugli sigiri. Sì, no.
Tornavo a questa cosa. Dunque, questo che ha punato questa tre sillabe, pu, cu e tu, si nacque articolazione. È un fenomeno fonetico, dunque, proprio a livello fisiologico, non c'è nulla da fare. Chi lui, non si può dare con una velocità di l'estresa di 4-5 vuoi a su secondo, no? Poi vuoi dare a ci all'estro, tocca la si preparai a pronunciare esatto un suono, secondo sei ancora pronunciando il suo primo. Dunque, questo si ha la coarticolazione. Poi questo fenomeno duvore si lasciai limitato a salaccano tra due sonus, oppure dovore si grammaticalizzai, dovore si lasciai sul cervo, dotto sul sonno di sigolo, dotto sul sonno che anticipa. Dunque, parte si di questo fenomeno fisico inevitabile e dovore si decidi come ti maestro e mestru. Al salaccana, chi lui ha regista sa maestro, il salaccana fra maestro sa e sai, intendisi sta e. Questi ripetano, non c'è nulla da fare. No? Poi un canta adesso, un centesimo di secondo, intendisi una e. Però poi si scioverà, come ti ha fatto il dialetto. De ammisturare tutto. C'è sempre in una lingua questa possibilità di dare la sai sul serio una cosa o di non la sai sul serio. Oh, dunque, sul passaggio, in ogni assimilazione, sul fenomeno grammaticalizzato, uso del destino, a tutto sul sonno, non è altro che no, estensione di questa quattro. Però devo spiegare con questa teoria che lì è l'elemento che vedi che è assimilato e da dove vai partire questa assimilazione, dunque che lì è punti di condizioni che da richiediti, che lì è la direzione, che lì punti in avversario questa assimilazione, questa cosa che cambia là, e ita è chi du firma tutta questa cosa la devi spiegare poi dentro una teoria chi sia soddisfacente. Deo ha proponio una teoria simplimera sul principio di completezza. D'ogni struttura fonologica deve essere interpretata completamente, ma sa completezza non depiressi superare. Dunque, in suo modello mio vorrei ritenere nusus bolius, no? Senza specificazione, senza istruzioni, se pensai a questa punto di istruzioni mentali, no? Ita de pu vai, può pronunciare una certa cosa, no? Punti modello su de. E in questa descrizione dei segmenti ci vuole il testo in usus bolius. Chi c'è in un usus bolius, questo non manda bene, tu ne pensi bene. A sa travati in ala, chi denis, un uvreno, non vuole si vreni de russo. Cari ho detto tu. Dunque, partendo da partendo da rappresentazioni di una nasale, chi non tenni una istruzione o a undi da depisi articolai, a undi depisi serrai firmai salia in sa bucca, no? Da volersi firmare i noi, i denti, il suo palato duro, palato molle e finita da pisagone, per dire inizio. Chi non tenni queste istruzioni, tendi su una struttura chi non manda bene. E Bielus, in campidanese proprio, no? Su chi succede, dicando tendi su questa situazione.
Potete fare due cose, tre cose. Uno, divonnisi uno default, un'istruzione default, chiesti coronale, chiesti su devonni, deserrai, bloccai su saria, con sa lingua, ponendida a pizzo dei lentes. E tanti essi, sa n. Porisi, chilenisi, una consonante accanto, porisi, imperai sul luogo di articolazione di questa consonante, doppiasa. Chi non tennisi questa cosa non pronuncia sa nasale. E bieso i tasuzzeriri in susato del sesto, da voi saprò più cose, in tutto se campidanese. Cun Piero. Non ha la sa cun Piero, ha la sa cun Piero. Provanci. Cun Piero, pronuncia una M. Sovrò più luogo di articolazione le sappi. Con tui, saprò più cosa. Lo pronuncia, beh, sirenne, voi tassati, tenne sovrò più luogo di articolazione. Con giuani, gnu, beh, signor, con giuani, poi ta cosa, ni pura savalatale. Con Carlo, beh, si velari, gnu. Chi ci volgo? Una, vocali. Dunque, se non tengo un luogo di articolazione consonantico, il divozzo furai, no? San nasale sparessere. E avalla, scetti, san nasale localizzare, con Aldo, con Egli, in Olanda, in Alto. Dunque, sicuramente esti proibito a tenere un sbaglio, chi lo vuole si prendi, dovremmi. Quando però depiressi uno che bandi bene, voi tassa nasali, tenni sul luogo di articolazioni, consonantico. Dunque non può resivigare una. Allora, chi insanto, chi non dudenni si a disposizione, di oca tassa nasali e sesi obbedenti su constraint, sa richiesta, by default. Dunque, chi non tenni nuda, non viola. Claro questo principio, no? Chi ne duboga del mezzo non tenesse una struttura che ti viola il suo principio. E noi bisi, ah, sul principio come ti funziona? La cosa sboria, circa sale dal regno. Chi non lavora i premi, de dogasi. Sul principio, da vazzo sa battuta, no? Se sono avvenuti nascenti. Va da bene. Dunque, e sta la rappresentazione teorica de sughi zuzzeri di custa. Tengo noi una nasale senza le specificazioni, senza istruzioni, a undi da depo pronunciare, a undi da depo vir mai sale. E custa è indicata de custa è. Che bolinai empty, sbodio. E noi ci tengo questa struttura di sa K, sa K, con tutta questa specificazione sua. E Biuga è indicata come velare, poi vai una Q, depisi, con su dorso della lingua, serrai, bloccai s'aria, insomma, la un vero palato molle. E sa nasali, sa divigara di stracciara sul luogo di articolazione dei consonanti che giri e tenne senza una struttura che è accappiata. Una teoria può essere una teoria buona che ti fai previsioni. E che previsioni, dunque, le previsioni voi politesi, giusto o sbagliare, però una teoria buona devi fare previsioni. Questa teoria, questo modello, prevede che questa struttura capiala di AIC non può ridersi mai segare. Poi è sta capiata e a stabilità su viso zero. In proprio dialetto, a undi ci rende sa metatesi, chiesto una R, chi non si assiglia di una T o di una D, poeta russa puro,
punti a capiare, se vuoi tassare SAT e SAD, tieni solo più luogo di articolazione, dunque non tennis, non ti succedi srocco, orco, iona, srocco, ma artu non esiste di manco in questo dialetto, sai? Artu. C'è un'assimilazione locale. E bisi, e ho questo dialetto su un questa metatesi, da un disegnare srocco, non ha stato mai uno vuedo a un disegnare alla. Fnagu. Fangu, ludu, no, un altro vuedo, donami due esatto. Uno vuedo con un NC, MP, lampu, mappu, mai. Questa cosa non può esistere, ma non c'è lingua in suo mondo a un desiderio, una metatesi, con una nasalisi di una consonante. E questa struttura, in lingua, a ogni vonisi, una vocale, a interrompi due consonantisi, questo non succede con una nasalisi ghia di una consonante. Dunque, la revisione del suo modello, torna. È confermata. Dunque, si rea simpli che tutto ciò che succede esti, che direi di uno stampo, dove esti, in savonologia funziona, ma funziona sia a livello del segmento, sia a livello del sillaba, sia a livello plusato, di organizzazione della struttura. O, sale inizione. Sale edizione in sardo, a ondi succedivi, e ti è, no, sale edizione. Cani su gani, pani su vani, teula sa deula, cira sa gira, no? Succede sempre salvo più cose, una plosiva assurda, si vuole l'applicativa sonora. E ta succede? Candu cesti una vocale che precede, candu deni una vocale in analisi. Questa è la rappresentazione dessa vocali, V. V, no? Dunque, bolinai, sonora, bolinai, avetta, non viene, sonora, custo, continuante, isigli, e non tenne in un luogo di articolazione consonanti come vocali, dunque, il flusso dell'aria non viene bloccato, ma semplicemente viene modulato, non c'è interruzione. Questo bolinai, si sparesse questa cosa, a un dire. Questo bolinai, occlusione, e le corde vocali non vibrano, non c'è specificazione per farle vibrare a marolla, come per la B, per esempio. Empty, non c'è nulla. Qui, occlusione totale, non c'è specificazione per lasciare un minimo di apertura, quindi zero. E poi il posto di articolazione, sul luogo di articolazione è cusù, consonantico. C'è un'istruzione, o a un di deve sbloccare l'aria. Sul risultato, lula, non succede nulla, zuccare. Questa situazione avrà saghiesti, poi si scioverai, no? Sempre, in ogni lingua. Lo faccio sul serio o non lo faccio sul serio? Partivo sulla articolazione, no? Il cusso, centesimo del secondo, sul serio. Però, lo vuole si lasciare, estende ad otto, su solo, o no? E lula, non fate sul serio nulla, su cane. In dorgali, fate cambiare una cosa a scelta, su cane. De, plosiva, sicura l'applicativa. In ghilarza è tutto su mondo, su gane. In sassari, rugani. Dunque, il tasso serio. In dorgali, l'unica cosa che cambia è custun nu. Si prendi un savu, in oeste sborio, si prendi un savu e bessi sabricativa. Su cane. In ghilarza, si prendi. Sustunnu, laringale, dunque, corda vocalis vibranta,
sa la legge, e su nude sa maniera di articolare, e si vuole la fricativa, dunque si vuole la sugane, sa fricativa sonora. In questa legge il noi non cambia nulla e cambia scetti gusto e sa velare plosiva velare si vuole la surda, si vuole la plosiva velare sonora, si vuole la possibilità. In tutto dialetto su forasa del sazzola del sunuoresu e si va a l'inizione, dunque si prendi lo tiruso in nuzio in dorgali prenditi scetti su logo po sa manera di duvai, dunque c'è istruzione della saiva sa nuvaghi aria e su nuoresu bitesu baroniesu istruzione esti lascia scosa da commettivo. E questo si spiega la nostra teoria delle sottimalità, che tu vuoi tenersi il suo conflitto tra arrivare a una struttura fonologica ideali oppure avrai fedeli a questa struttura originaria dei simboli. E in ogni lingua del suo conflitto. Galli, a Galli pongo menti, fedeltari o buona formazione. E in questa maniera vuoi spiegare cosa diverso. Commentiamo noi. Teoria dell'ottimalità, principio di fedeltà. Nessun nodo può essere modificato. Questo è il principio di fedeltà. Non può si cambiare nulla. Però il principio di completezza, tutte le strutture fonologiche devono essere interpretate completamente, alla completezza dell'interpretazione non deve essere superata. Dunque, ci rende sempre un conflitto tra queste due cose. A una parte, poi si va rotto, come dire. E sul principio delle buone formazioni, poi t'agusto da reti prevedibili, sa lingua, no? Però arriva, sa chi tu lascia da andare, torna da salallazione, perdisi, sa distintività, chi esti in simpuls. Chi lascia da simpuls sempre come testi, tenesi sempre struttura, sa che punti male sa imparare, non punti prevedibili, se chi tu lascia andare troppo atteso, arriva al suo linguaggio di word perfect. Aschi, a ogni codice due depisi scrivi separatamente senza maniera di. E questo conflitto da gatto di tutto lingua da nessun mondo. È sempre un conflitto tra arrivare a una struttura buona, prevedibile, chi suona bene, chi si fragili, o la sai cosa come in TV, in questa forma originali. E cusa, questa forma originale, e cusa i garantisci, devo comunicare su significato che vuoi comunicare. E ogni sistema fonologico esti sa, come si vuol dire, soluzioni del suo conflitto tra queste due tendenze generali. Una dovrà in questa maniera, l'altra dovrà in questa maniera. Una, a volte, sa fa di questa cosa e quell'altra no, e questa altra lingua paga sul contrario. E sempre con un meccanismo su semplice mera. Se lo sa una, questo è dentro della teoria delle sottimalità, su che succede in Lula. Simput esti zucale. Chi lui prenisi su nu de sa la linge de corde vocali viola sa suo principio di fedeltà a simput e questo no, non si vuole fare e lo scatta si invasi una fricativa viola sa quest'altro principio de aguantai scosa commenti punti e il suo nu dessa maniera del pronunciai con su cane du viola salotte illuso Luca salazza di scosa con menti punti e questo bollinai che se violenti il principio su de prendi questo du nusu e questa lingua bollinai che questo punti in una posizione gerarchica più bassa dei santi chi lui cambia questa gerarchia ottiene una grammatica diversa, una lingua diversa. Su cane, dorgali, su gane non fai,
su cane ti viola e vabbè dai, questo punto non mi ricordo, forse sbagliato, no è giusto, sì, su nu che viola sa condizione ha preso nessuno de in maniera de articolai che via la plus in alto e sul dialetto de Lula e noi est in basso e dunque già su zona si vuole fuori applicativa, però non si vuole fuori a Sonora voita e su questa condizione è troppo in alto e questa è l'ultima cosa sembra per spiegare una righiola e ci impressino in ghilarza su cane Bolinai ga s'avvidertari a simput e scondizioni di avvidertari a simput punti plus in basso dei rotto e dunque si cambia tutto su chi si vuole cambiare dunque sa cambiendi sa gerarchia dei commenti punti vostra su questa scondizione si ottenesi un'altra grammatica e ottenesi in pronuncia diversa nel dialetto diverso. Boh.